Ragazzi, buongiorno e benvenuti in questo nuovo episodio. Oggi sono in buona compagnia, abbiamo un gran bel video da portarvi, molto trasparente e spero davvero che lo apprezzerai. Oggi parleremo un po' del lato oscuro del bodybuilding e qui a fianco a me abbiamo un bodybuilder professionista italiano. Andrea, presentati pure. Ciao a tutti, sono Andrea Muzzi, bodybuilder professionista, categoria Open, ho 31 anni e sogno di calcare il palco del Mister Olimpia quest'anno. Quest'anno spero che ce la farai. Allora, come mai hai scelto proprio la categoria Open? Gli Open, ragazzi, sono i più grossi, non c'è limite di peso. Perché hai scelto questa categoria? Beh, io penso che la categoria non si sceglie, la categoria te la dà madre natura e sono contento di essere un Open perché è la categoria che mi piace di più. Quindi ringrazio mamma e papà per questa cosa. Sinceramente non ce lo vedo come mens physique, anche perché ha delle cosce grandi quanto il mio bacino, è immenso. Quindi l'obiettivo tuo quest'anno è di calcare il palco del Mister Olimpia. Parlaci Eh sì, è l'obiettivo numero uno questo. un po' di che approccio stai seguendo quest'anno rispetto all'anno scorso, perché anche l'anno scorso era un tuo obiettivo questo qui. Sì, certo, da quando sono professionista l'obiettivo è il sogno di tutti è quello di andare al Mister Olimpia, no? Stai seguendo un nuovo approccio rispetto a quello dell'anno precedente? Sì, assolutamente sì, ho una gestione quotidiana della mia alimentazione e anche sotto il livello dell'integrazione monitoriamo il tutto ogni 3-4 settimane modificando Allora, qualche regola. quando usiamo la parola integrazione ci riferiamo ai farmaci, al doping. Quindi ogni 3 settimane voi rivedete le molecole e posso dire, rispetto all'anno scorso, noto un cambiamento davvero drastico da parte tua. Sì, Quindi questo non solo grazie a me, ma soprattutto anche grazie a al tuo Giuseppe, perché mi preparatore monitora, diciamo, la forma davvero quotidianamente. attuale. Quindi gestiamo anche l'introito calorico, soprattutto per quanto riguarda i carboidrati, in questo periodo, giornalmente. E attualmente a livello fisico e mentale come stai? Attualmente sto benissimo, sia a livello fisico che a livello mentale. Non sto soffrendo molto la dieta, sto mangiando ancora tanto rispetto agli altri anni e sto avendo anche più risultati. Perché non ci parli della tua più brutta esperienza durante il tuo percorso da pro bodybuilder? Sì, la più brutta esperienza che ho avuto a livello, soprattutto a livello del fegato. Ok. Ho fatto delle analisi. Queste problematiche erano dovute ai farmaci? Probabilmente sì. Ho fatto delle analisi finite le competizioni e praticamente le ho avute sempre un po' sballate, Certo, ovviamente, però ovviamente cosa un po' di erano bilder normale. veramente, veramente alte. Erano alte. Soprattutto le gamma GT che da come mi hanno detto comunque sono molto pericolose perché indicano comunque un qualcosa di non salutare all'interno del Certo. fegato. E da lì ho fatto l'ecografia, Sì. quindi ho controllato tutti gli organi, poi ho fatto anche la visita cardiologica. Ok. E dal fegato si vedeva un puntino bianco e quindi mi hanno prescritto una risonanza magnetica. E da lì, facendo questa risonanza magnetica, fortunatamente avevo solo un angioma, che è molto diverso dall'adenoma. E quindi mi sono tranquillizzato, però ragazzi ho passato veramente 2 mesi in cui ho avuto, tra virgolette, una mezza depressione perché comunque io sto dando la mia vita al bodybuilding, quindi sapere che magari non potevo o avevo qualcosa che magari mi precludeva il fatto di continuare la carriera Certo. mi aveva messo in crisi. E grazie all'aiuto dei miei familiari e dei miei pochi amici, Certo. diciamo che ne sono uscito. Ah, ma sono veramente contento. Perché tu comunque, durante la tua esperienza da bodybuilder, ecco, durante questi anni precedenti, il tuo coach ti chiedeva le No, diciamo che però la colpa è anche mia, che essendo proprio quindi un professionista dovevo anche io farle benissimo per cavoli miei le analisi, perché comunque non costa nulla e non dà nessun problema fare le analisi. Infatti consiglio a tutti sempre di controllarvi. Tu che importanza dai alle analisi? Per un bodybuilder professionista, quanto è importante fare le analisi? Perché parliamoci chiaramente, un bodybuilder metterà sempre in primo luogo i muscoli e in secondo luogo la salute, almeno io la vedo così. Però ecco, quanto è importante che ogni bodybuilder faccia le sue analisi per controllare e monitorare che tutto vada bene e che gli permetta il corpo di continuare a fare questo stile di vita che comunque è molto pesante. Sì, perché diciamo che le analisi ti permettono di farlo nella maniera più safe possibile, quindi avendo delle analisi, non dico, parliamoci chiaro, non possono essere perfette, Certo. però comunque aiutano anche magari a prevenire dei problemi che si possono scaturire durante la Certo. preparazione. Assolutamente. Quindi sempre fare l'analisi e sempre monitorare il proprio organismo, perché comunque sia io adesso le sto facendo anche sotto preparazione, cosa che non avevo mai Non l'hai fatto, mai fatto. mai.
Questo è veramente un gran bel messaggio che stai mandando, soprattutto l'importanza, ecco, di fare l'analisi, perché oggigiorno, in questi passati anni, non so quanti bodybuilders ci stanno lasciando le penne e molti comunque si sono salvati grazie alle analisi. Sì. Quindi lo stile di vita vostro è molto difficile. Però a te cosa ti ha spinto comunque a diventare e continuare questo stile di vita? I risultati che ho avuto all'inizio in palestra. Diciamo che avendo dei risultati positivi a livello muscolare, vedevo che rispondevo abbastanza bene. Hai deciso di regalare la tua vita a bodybuilding? Sì, diciamo che mi piaceva, certo, vedermi in un certo modo. Certo. E quindi ho lasciato il calcio, certo, e mi sono dedicato totalmente al bodybuilding. Tu che problemi riscontri durante la tua vita quotidiana da bodybuilder, da uomo da 130 kg con due gambe che sembrano due tronchi d'albero? Cioè i jeans, come li trovi? Allora, diciamo che jeans no. Jeans no. Porto, okay, jeans porto no. Solo tute, sì, magliette classiche, non ho, diciamo, per dire, non ho un vestito elegante. Diciamo che non sono mai stato neanche io uno che si veste troppo elegante. Vabbè, non puoi attualmente parlare, anche se lo volessi. Dovrei fare un vestito su misura, infatti quest'anno dovrei farlo perché si sposa mia sorella, quindi vestito su misura, primo vestito su misura della mia vita. Io voglio le foto, me le mandi, pubblicale su Instagram, vi lascio comunque Instagram e YouTube di Andrea in descrizione. Tu oltre a bodybuilder hai un altro lavoro? Sì, ho un lavoro dipendente attualmente, lavoro in supermercato. Ok, e la gente non c'ha paura di te quando ti vengono a chiedere? Ma no, fortunatamente inizialmente non mi conoscevano, quindi magari facevano qualche domanda spiritosa, no? Magari quanto sei grosso, quanto c'è del braccio, quanto alzi le panca, tutte queste cose qua. Però poi adesso comunque ormai mi conoscono tutti, quindi alla fine ho un buon rapporto con tutti. Raccontaci un episodio. Diciamo che sono molto rispettato, non so perché. Vabbè, non lo so, guarda il braccio. Non lo so perché sono molto rispettato. E raccontaci di un episodio molto comico che è successo durante la tua vita a bodybuilder. C'è successo qualche cosa, lo so, al di fuori della palestra? La rimasta più impressa, che è stata una cosa secondo me bellissima, ero appena diventato professionista. Sì. E mi preparava Giuseppe. E ero giù a Salerno, praticamente c'era un gruppetto di bambini che praticamente quando mi ha visto mi hanno accerchiato un sacco di complimenti, sì, vabbè, foto su foto, che per me era la prima volta, sì, cioè, sì, quindi sì, io è stata una cosa veramente bella bella. Vabbè, è tipo un episodio che ti hanno mai insultato? Hai mai sentito qualche insulto? Guarda, quelli che insultano di più sono magari quando stai al mare, magari ma no, insulti non li senti perché... Okay. Però magari senti magari che chiacchierano, no? Ah, che la battutina dietro. Sì, perché la battutina te la fanno, ma tipo... dove va, quanto è grosso, non si muove, ma non lo vedi, ma che ha fatto? Sì, ho capito. Queste sì. Cose qua. Però te ci passi sopra? Ci passo sopra se non sono troppo gravi. Qualche volta mi è capitato anche di rigirarmi. Qualche commento pesante? Sì, mi è successo in Puglia che mi sono rigirato e... e io ho sbloccato. Diciamo. Non gli hai menato, spero. No. Ok. Ragazzi, io spero veramente che questa intervista insieme ad Andrea vi sia piaciuta. Se è il caso lasciate un like. Voglio ricordarvi che in descrizione troverete i social media di Andrea. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella e noi ci vediamo al prossimo episodio. Ragazzi, vi mando un abbraccio grosso a tutti quanti. Ciao.